L'ultimo procedimento disciplinare, anche penale, che ho avuto è perché ho detto che una parte della magistratura calabrese era collusa. Ovviamente portando prove, elementi, tant'è che l'inchiesta della Procura di Salerno si è conclusa dicendo che la revoca delle due principali inchieste che mi era stata fatta è stato frutto di una corruzione in atti giudiziari del Procuratore della Repubblica, il Procuratore aggiunto, altri magistrati e due parlamentari attualmente in carica che stanno tutti al loro posto mentre io non ho più il mio posto di lavoro e quindi sono anch'io disoccupato con mandato parlamentare a termine, ovviamente, ma mi impegnerò nella società a far sì, come dire, che altri possano avere il lavoro. Sono stato indagato non per l'articolo 18 TUPS, ma per un reato di corte d'assise, articolo 290 del codice penale, cioè che avrei ridipeso l'ordine giudiziario. Così come quei magistrati amministrativi che non accettano arbitrati e incarichi extragiudiziari e che fanno il loro lavoro, vengono considerate persone pericolose perché mettono in cattiva luce quelli del sistema. È come Al Pacino, ve lo ricordate i poliziotti corrotti? Allora è vero che a me viene in mente un libro bellissimo di Domenico, di un articolo bellissimo che scrisse tempo fa sul manifesto Domenico Starnone, Normale Devianza. Fateci caso che è accaduto negli ultimi 20 anni. Una volta si parlava di servizi segreti deviati, giornalisti deviati, magistrati deviati, i deviati sono diventati normali, che si fanno le leggi a modo loro, i provvedimenti, tutto a posto. La propaganda di regime vi dice che il paese è a posto, è normalizzato, i pericolosi sovversivi sono il partito, come Bondi quando recentemente mi ha detto Tartaglia è colpa tua, cioè quello della statuetta, perché tu alimenti il partito dell'odio contro il partito dell'amore, e i normali sono diventati deviati. Ed effettivamente è vero che Berlusconi, paradossalmente, in alcuni passaggi nella sua disonestà è onesto. Quando lui dice che alcuni magistrati sono antropologicamente diversi, lui è convinto di quello che dice, perché lui è che è abituato a comprare tutto, compra senatori, onorevoli, magistrati, giornalisti, donne, tanto che il suo avvocato conia la figura dell'utilizzatore finale. Si chiede com'è possibile che ci sono dei magistrati, non quelli alla Toro di Roma, tanto per capirci, che giustamente vengono lasciati là in un bel posto saldo, procuratore aggiunto, addetto a sezione reati pubblica amministrazione, nonostante il suo nome è uscito nell'inchiesta Why Not? E nonostante il suo nome è uscito nei furbetti del quartierino, tanto per essere anche qui un po' trasversali, andando da Berlusconi a Bertolaso e quant'altro. Quindi il tema è esattamente questo. Un'ultima cosa che volevo dire. E come credo che sia fondamentale per questo sistema e per il suo consolidamento privatizzare la scuola pubblica, l'università e la ricerca, proprio per evitare che quegli antropologicamente diversi, cioè come quelle persone che lui non si spiega che dalla mattina alla sera lavorano per rendere giustizia con uno stipendio normale e per rischiare la vita, per evitare che ci siano nel futuro altri antropologicamente diversi, bisogna lavorare affinché sia reso normale il submodello del berlusconismo. E vorrei concludere con un'ultima immagine che vi consegno a proposito di Popolo Viola il 5 dicembre. Loro stanno puntando al definitivo annichilimento della magistratura e della stampa, che dopo la dialettica democratica tra maggioranza e opposizione, che già non c'è quasi più nel nostro paese, sono gli unici due baluardi di uno Stato di diritto che possono raccontare i fatti nell'ambito delle loro differenti professionalità. Il racconto dei fatti serve per allontanare la narcotizzazione delle coscienze, evitare la scomparsa dei fatti e consentire il pensiero libero e il pensiero critico. Nel momento in cui distruggeranno, e stiamo proprio a un passo, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, e ci saranno sempre più magistrati che ti manderanno a processo per questa cosa, non ti archivieranno, e quindi tutti i cittadini hanno da temere da questa pericolosissima deriva autoritaria. Come ce lo facciamo il pensiero libero e il pensiero critico? Ecco perché allora è rimasta una paura, quell'immagine straordinaria del quarto Stato, il popolo che si mette in movimento e produce una sana e pacifica ribellione sociale. Vi consegno questa immagine. Il giorno dopo l'atto che Tartaglia lanciò la statuetta a Berlusconi. Io mi trovavo al Parlamento europeo a Strasburgo, presidente del Parlamento europeo fece un intervento molto istituzionale, condivisibile, nel senso stigmatizzò la cosa, disse solidarietà, poche parole di circostanza, un intervento di 50 secondi. Immediatamente dopo prendono la parola, nel loro ordine, il capo delegazione del PDL,
quale dice: grande solidarietà, Berlusconi presidia la democrazia, non consentiremo periodi bui, questo è frutto del clima d'odio. Ve lo dico sinteticamente, interviene il rappresentante della Lega, questo è incredibile, questo è frutto dell'intolleranza che c'è in Italia, detto da uno della Lega. Vabbè, non vi dico quello dell'UDC, io stavo a guardare, la cosa più sorprendente è l'intervento del uno dei principali responsabili del Partito Democratico, quale interviene: non consentiremo il ritorno a periodi bui nel nostro paese, non consentiremo il ritorno a periodi ormai passati, alla deriva autoritaria. Era pochi giorni dopo la manifestazione del popolo Pione, 1 milione di persone, attenzione, e la vicenda di Tartaglia che avviene poco dopo. E stiamo in Sicilia, il problema è il traffico, non è la mafia. E il prefetto di Milano ha ragione che la mafia non esiste a Milano, anzi si corregge, dice: no, ma io non intendo, fa ancora peggio perché ci ha pensato e quindi è più grave, dice: non volevo dire che la mafia non esiste, volevo dire che esiste la mafia imprenditrice, che presuppone esattamente la mafia con la coppola e la cosa. Interviene questo signore, quale tra l'altro c'è un ottimo rapporto, deriva autoritaria, non consentirebbe, finisce l'intervento, si va a abbracciare con quello della Lega, quello del PD. Io guido questa scena, solo di politica non capisco niente, così come ero un cattivo magistrato, come sta scritto, l'anzi ero buono fino a un certo punto e poi sono diventato cattivo, immaginatevi quando sono diventato cattivo. Sono andato da Gianni e ho detto: scusami Gianni, ma quando parlavi di deriva autoritaria, quando parlavi di pericolo di anni bui, di difesa della... ti riferivi a Berlusconi o a Tartaglia? Lui mi dice: no, a Tartaglia. E allora scusatemi, a proposito di agenda politica di Berlusconi, noi ci possiamo far dettare l'agenda politica da un pazzo, un criminale, uno psicopata? Ognuno si è fatto la sua idea, io me la sono fatta precisa, all'estero se la sono fatta ancora più precisa di me, all'estero di come quella vicenda, ma non voglio tornare su qui. Ma possiamo mai che il dibattito politico... Allora perché quell'intervento, che poi viene ufficializzato con un articolo a firma congiunta sull'Unità fondato da Antonio Gramsci, Gianni Pittella, Mario Mauro, cioè i due tra i principali responsabili politici del PD e il PD, la preoccupazione non c'entra nulla per tanti, è la gente. Allora noi dobbiamo fare un patto etico, culturale, civile e sociale, evitando di spaccare il capello in quattro, perché siamo abbastanza bravi a farlo, quello che si vuole mantenere lo 0,1, quello lo 0,9, quello l'1,2. Qua stiamo dopo il periodo del nazifascismo e il peggior periodo, così come la Costituzione repubblicana ci fu consegnata dalle sensibilità politiche più mature e diverse, dobbiamo metterci insieme, perché l'emergenza democratica, politica, morale e culturale ormai è sotto gli occhi di tutti, è un cancro che non è ancora metastasi, però non è che ci vuole molto. Quindi se non siamo in grado di metterci tutti insieme e ognuno, io credo, io sono fermamente ottimista su questo, può essere protagonista di questo cambiamento, come le formichine, nessuno sta al di sopra degli altri. Certo c'è una prima linea, come spesso accade, il magistrato impegnato in inchieste dedicate, il politico che si impegna, il giornalista, lo scrittore, ma ognuno, non solo nel vivere onestamente, che già di per sé è rivoluzionario, perché è vero quello che diceva Oliverio, tante storie di ordinaria ingiustizia. Io non posso dimenticare le lacrime di un medico che un giorno viene da me, da magistrato, mi hanno detto che l'ospedale non deve funzionare, che io devo far morire le persone perché sennò la casa di cura convenzionata con i soldi della regione che sta di fronte e dove ci sta il figlio del politico, del funzionario della regione, di quell'altro, non ottiene i finanziamenti. Quindi le storie sono tante. Noi dobbiamo assolutamente mettere insieme questa parte del paese, mettere insieme il meglio della politica, il meglio della, cioè la società civile, perché ognuno veramente, io credo, può essere protagonista, non solo facendo il suo lavoro onestamente, ma nei momenti di decadenza, a maggior ragione, invece di scoraggiarsi e di chiudersi a riccio, il che è comprensibile sul piano umano, sia ben chiaro, il chiudersi nei propri affetti, bisogna uscire fuori, nelle modalità che ritenete più opportune e più consone a voi, i partiti, le chiese, le fabbriche, le associazioni, le piazze, la rete, dappertutto. Ma contribuiamo affinché all'estero non ci dicano più Italia è uguale Berlusconi, Italia è uguale mafia, ma che rimettiamo un'altra volta la cultura, l'orgoglio, la storia, l'arte, quel patrimonio che negli anni e nei secoli poi ha fatto grande il nostro paese e che per questo ci devono ricordare, e non perché un paese, come si diceva prima, altrimenti rischia effettivamente di diventare post-italiano. Grazie.